Ma lo stai buttando Sì, l'ho fuori? buttato fuori. Io l'ho vinta quella gara. Benvenuti nel weekly vlog numero 3. No. Ma cos'è grosso? La scorsa settimana non ho fatto il weekly vlog perché sono stato chiuso in casa a montare video e l'unica cosa emozionante che ho fatto è stata la presentazione dello Skyvo R46 Racing Team. Molto bella, e questa settimana invece è stata molto più movimentata, quindi ho fatto il weekly vlog. Ragazzi, vi posso garantire che appena ricomincerà la stagione in pista, questo weekly vlog diventerà una bomba, perché farò di tutto. Nel frattempo godetevi il terzo weekly vlog. Oh! Ah, ci porti anche le telecamere di casa? Guarda un po' qua chi c'è. Dall'operation, un po' di blu. Mi ammalo tantissimo. Ma voi due sapete che sarete a darvi sportellate in pista? Infatti, adesso ci vogliamo tanto bene, ma tra un mese ci odieremo. Coltelli. Ma questo qua è dove registri i tuoi video del cazzo? Fermoni Reunion. Mamma mia. Dei cronisti in carriera, piloti mezzo mancati. Si vede che mi piace te, eh? Io sono il sommelier del tè. Biologico, 2 euro a bottiglietta, molto buono. Scusa, ma quanto cazzo di tè bevi al giorno? Lo so, non dovrei berlo. Guarda, è murato anche sopra. Ma digli qualcosa, fortuna te. Che sei un atleta. Tutti zuccheri, che fanno malissimo. Oh, se quest'anno vai piano è colpa del tè, quindi? Assolutamente, una scusa bisogna sempre tenersela. Guarda quanti caschi là sopra. Cioè lui è talmente drogato di tè che c'ha anche il frigo qua in salotto con dentro i tè. Ma che problemi hai? Adesso voglio assaggiarne uno, posso? Perché, cioè... Cos'è torbido sto coso? Cioè ci sono le vecchiette che lo fanno con le bustine, certo, e poi te no, le botte. In Giappone si mettono lì, strizzano il tè, mischia un po', tappo. 2 euro a te. 2 euro! Cos'è? È pazzesco, non vuoi dirmi un cazzo. Ma sa di fichi? Ma che cazzo? Puoi sentire per sa di fichi sta roba, assaggia. Che cazzo dici? Vero che sa di fichi? Non è proprio te. Diciamo che non è proprio te. Cioè, non è te. Il te è un'altra cosa. Ma guarda che c'ha il fondino, eh. Ma guarda. Perché è naturale. Che qua è più scuro. Ma che cazzo dici? È scaduto. Fate assaggiare ma al... Ma 2008 è scaduto. Cosa che non va. Buonissimo. Ah, okay. Diciamo te perché c'è scritto te, ma non è te. Per essere buono è buono. È buono, ma non sa... No, è per succo di frutta, tipo. No, allora, è buono, è veramente buono. È un gusto che non ero abituato a... Sì. Ciao, Luke. Oh. Ciao. Ciao. Questione di priorità, naturalmente. Mi raccomando, bei video. Non bere troppo questa tè, eh. Abbiamo mangiato come dei maiali. Comunque qua giovani vlogger crescono. Come ti chiami, dai, che ti faccio seguire? Lisa Alborghetti. Mi occupo di fitness, palestra, wellness, lifestyle. Andate a seguirmi sul mio canale. Alti, forza! Sono le mezzanotte e mezza, vado a casa. E domani cos'è che si fa domani? Insomma, ero da quelle parti perché sto lavorando a un progetto, qualcosa di nuovo, qualcosa di figo. Ci lavoro da mesi ormai e spero di potervene parlare presto. E nel frattempo sto montando un video veramente delirante, ma che mi sta venendo delle idee troppo stupide per questo video. Ok, sono le 20:09, il video sta venendo carino, lo finirò domani. Adesso vado a cena. Ieri è stata una serata abbastanza impegnativa, non voglio scendere nei dettagli, però alla fine sono andato a letto alle 6. Poi mi sono alzato, ho preso la macchina nuova, ho caricato la bici pieghevole sopra la macchina nuova, l'ho portata in un posto dove devono farci alcuni lavori, sono tornato indietro con la Graziella fino a qui, 15 km. E appena mi torno alla macchina, preparatevi perché farò il video. Il video col ciao è finito ed è, secondo me, è venuto fuori una bomba. E adesso sto preparando l'immagine d'anteprima. Ecco, e anche dietro l'immaginetta d'anteprima del video che vedete c'è un botto di lavoro, perché io ci perdo mediamente mezz'ora, un'ora, perché stai lì a scontornare tutta la moto, poi cambi i colori.
questa è stata una delle tante giornate in cui sono stato in casa a montare video, quindi non è che ci fosse tanto da vedere. Ora, di nuovo, sì, di nuovo, questa settimana ho una vita sociale incredibile. Esco fuori a cena, dormo fuori e ci vediamo domani. No, vabbè. Quando andare in pista col carrello è troppo mainstream. Questa qui è la nuova frontiera dell'andare in pista. La bisarca. Ho la tosse da 40 giorni. Sono tornato dal medico, mi ha detto che è normale. Questa influenza che gira adesso è stronza e... Raga, io vi giuro, questa è una delle pizze più buone che abbia mai mangiato. Fa paura. Se vivete da queste parti, a Vimercate, si chiama La Teglia di Vimercate. Andate a provarla perché veramente spacca. Ah, cazzo, c'ho il treppiede che si sta spaccando. Ho pubblicato il video del ciao e sta andando alla grande. Su Facebook piace di brutto. Vabbè, buonanotte. Oggi mi sento uno scrittore. Non mi ricordo se ve l'ho già detto nelle scorse puntate, ma sto lavorando a una serie di video sulla guida di auto e moto, in cui vado a spiegare tutta una serie di cose che riguardano guida stradale, guida sportiva, consigli tecnici, cos'è il sovrasterzo, cos'è il sottosterzo, come imparare a piegare, cos'è l'ABS, perché si frena di più davanti anziché dietro. Saranno una cinquantina di video. Ecco, quindi la giornata di oggi sarà dedicata a scrivere le puntate di questa serie. Ok, gira rigira. Questa roba qui vuole essere una transizione da casa mia a casa sua, però è uscita male. Vabbè, lui, sapete chi è, no? Dai che ve l'avevo presentato nel Draw My Life, il mio amico pilota, Cesare. Ciao. Allora, lì ci sono i caschi. Questa qua è la macchina con cui è arrivato a correre lui, Formula 3000. Quello lì cos'è? Dall'Ara 1994 Formula 3. Muso che ho tirato fuori dalle... dal guardrail di Vallelunga. Il resto della macchina? È ancora là. Fa parte della pizzeria di Vallelunga. Poi, poco drogato di Gundam. Quant'è che giravi il Mugello con quel catorcio? Quale? Quello là? No, beh, non era un fulmine di guerra, però avevo fatto una pole position con la Ram. Che pista era questa? Binetto. Hai fatto una gara a Binetto? Sì. E anche lì ho pensato bene di battezzare una curva, la Bari 2. Vabbè, c'è un po' di alcol in questa casa, ma non fateci caso. Ci sono un po' di scarpe di donna in questa casa, ma non fateci caso. Non le mette lui, ve lo giuro. Questo stronzo qua, che noi ci siamo conosciuti con le gare sui simulatori, era famoso perché ogni volta che provava a passarlo non è che chiudeva, mi buttava fuori. E non è che una cosa che faceva solo con me, guardate questa foto qua. Quello lì all'interno è Genè. Mark Genè, quello lì. Sì, Mark Genè, quello dietro è Zonta. Genè, Zonta, tu che lo stai per... l'hai buttato fuori da poi. Qualche parte qua dietro, credo questo qua era Tuero. Comunque tutta gente che è andata in Formula 1 però... ma lo stai buttando fuori? Sì, sì, l'ho buttato fuori. Io l'ho vinta quella gara. Sì, ma non si vince. Ma se io non mi stampavo vincevo, il problema è che mi stampavo abbastanza frequentemente. E ovviamente essendoci conosciuti sul simulatore non poteva mancare il simulatore. Luogo di tante guerre, tanti litigi. Mamma mia, quanti vaffanculo ti sei preso. Tu, io, tu. Amicizie finite, non ci parlavamo per settimane. E che non c'era la gara dopo, e dopo ricominciavano sì, sì. I vaffanculo. Bene, finisce qua il momento gaming, andiamo a far serata, ci vediamo domani.
cazzo è già arrivata. Che miseria. Sì? Vabbè, c'è tempo per fare le pulizie. No, è che devo portare la mia assistente del tiramisù dell'altra volta in un posto. Una sorpresina. Ho paura. Mi hanno detto che quando ha le orecchie indietro tende a sputare, quindi mi allontanerei. Sta proprio dicendo, se non te ne vai ti sputo. No, è cieco questo cervo. No. Ma sono enormi queste orecchie, guardate che roba. Ecco perché si dice orecchie da sommaro. Piangere un porcellino. Porto a casa uno adesso. Tu distrai lei, lo porto a casa. Mi piaciuti gli animali? Moltissimo. Il mio preferito è Oreste. L'asinello. No, è mio. No. Quello è mio. No. I have his music.